Prima mi avevi chiesto la parola? Sì, no, volevo fare una precisazione a Tabacci che giustamente diceva di non sapere, chiedeva lumi. Grillo non dice usciamo dall'euro. Grillo dice facciamo un referendum e chiediamo al popolo. No, ti spiego subito perché. Sai perché? Perché attraverso il referendum finalmente i media sono costretti a informare il popolo di che cosa è l'euro, di che cosa succede, a stare dentro, a stare fuori. Quello che è esattamente la critica politica che anche lei faceva prima, cioè non c'è stata sufficiente informazione e Sì, attenzione ai popoli. Sei per uscire dall'euro? Io sono per valutare una seria proposta col minor danno possibile di rimanere in Europa ma uscire dall'euro, col minor danno possibile. Quindi dichiarare default, cioè non pagare il debito, non Non pagare gli pa interessi. assolutamente, o pagarne una parte. Si dice signori, avete rischiato su un paese che è fallito. No, noi non possiamo avere la stessa moneta e un'economia da poveri, perché noi più ci impoveriamo, più la Germania cresce, perché si basa su questo, impoverire gli altri per crescere lei, ma noi non abbiamo la stessa economia. Quindi io non lo so, quindi 90 su 100, io te lo metto qua, ci riprendiamo la lira. Sarà bene, sarà male, svaluteremo del 40-50%, sarà un bagno di sangue per tutti, ma dobbiamo toglierci questa cosa del triple A, delle dure A, dello spread, che ci prendono per il culo, ci mandano in mano al fondo monetario, cioè ci tolgono, con le A servono a non essere più finanziati dalla banca centrale, perché la banca centrale poi finanzierà quelli con la triple A, noi non ce l'abbiamo più, allora il fondo monetario arriva, il fondo monetario sono gli americani, dobbiamo avere il coraggio di dire, come la Concordia, no? Che è messa, che è dalla Inclinata. costa, eh? Inclinata. Sì, è messa lì, è esattamente come siamo noi. La Concordia è italiana nel nome, costa, ma la proprietà è americana, esattamente come l'Italia. Grillo non dice usciamo dall'euro. Col minor danno possibile di rimanere in Europa ma uscire dall'euro, col minor danno possibile. Quindi dichiarare default, cioè non pagare il debito, non Non pagare gli pa interessi. assolutamente, o pagarne una parte. Ci riprendiamo la lira. Sarà bene, sarà male, svaluteremo del 40-50%, sarà un bagno di sangue per tutti, ma.